Essere felici a dispetto della realtà. Un amore del nostro tempo, Adelphi 265. Di là abbiamo Adelphi 1 che è Ermanesse, Viaggio in Oriente. Questo Adelphi è stato ripubblicato insieme a Delmeno di Landolfi, gli altri già erano comunque abbastanza trovabili, abbastanza reperibili. Qui si tratta appunto un po' come nell'Uomo senza qualità, ma un po' come in Revolutionary Road per chi ha visto il film, una coppia che, come Ulrich quando ritrova Agati, cercano delle isole felici e le trovano anche. Ulrich, parliamo sempre di Musil, le trovava in alcune isole come la Polinesia. In questo caso anche si parla di isole felici in senso metaforico, ma il problema è che c'è sempre una sottile inquietudine in realtà, c'è l'angoscia anche dentro la felicità. Proprio la ricerca delle isole felici produce la stessa angoscia, che è proprio perché viene ricercata la felicità è angosciante, anche la felicità stessa non è felice, come diceva qualcuno di nostra conoscenza. Ma voglio ancora udirle queste parole ignominiose, indegne di te, ed essere sicuro del loro significato. Dimmi, ma chi la cercava la realtà? Chi la chiedeva? Forse che la realtà, come in questo momento di debolezza, la intendi? Tendevano, puntavano e accennavano quali orologi siderali, i nostri desideri, i nostri aneliti inesausti, la nostra sofferenza in attesa di riscatto. Ma come essere felici, Sigismondo, a dispetto della realtà? In questo caso si parla appunto di Anna e Sigismondo che impazziscono in questo soliloquio, in questo duetto, in questo, come dice la scimbosca, ma due innamorati insieme, cosa fanno? Cioè, diminuiscono soltanto il numero di persone che possono comunicare tra loro, si isolano diventando un sinolo, una sorta di coppia indivisibile che poi impazzisce in qualche modo o si angoscia da questa esclusività. Ecco il tema dell'esclusività che diventa un po' pietrificazione, sempre con le tinte, diciamo, di un Tommaso Landolfi e quindi un dannunzianesimo, una decadenza picaresca, un sogno, che hanno paragonato al piacere di D'Annunzio, ma in realtà è più La vita è sogno di Calderón della Barca. In questo romanzo il gioco è appunto vita e letteratura come al solito con Landolfi. Questo invece è al Breviario del Caos di Caraco, tanti disprezzi riguardanti se stesso, la sua famiglia, la sua salute, la sua idea di moralità e di frivolezza, che è Adelphi 411, che è consigliabile. Vuole far vedere Adelphi 1, così giusto per un vezzo che ho di là, che è molto antico, cioè è antico nel senso che non è stato ristampato, è proprio l'Adelphi 1 di quando uscì l'Adelphi 1, che è di Ermanesse. Pensate quindi che Adelphi, il primo libro che gli è venuto in mente di pubblicare è stato Ermanesse, cioè anche questa vuol dire che è proprio una scelta di portare in Italia.